No, usci nessuno. Cosa? Certo, io vado a nuoto perché sono un pirla, visto che ho la barca. Venite belli, venite, 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 occhio! Bene ragazzi, questo è Fini, bentornati in questo nuovo video di Minecraft, in questa nuova serie chiamata Jailbreak. In realtà dovrebbe essere un adventure map, dove noi siamo in una prigione e dobbiamo scappare. Ma se devo dirvi la verità, ancora non ho avuto modo di vederla e i 180.000 download mi hanno dato un pochino di fiducia. Speriamo sia divertente ragazzi, spero vi piaccia, in poche parole, e il proseguo dopo Skyland of Alvnensia, che anche quella era un adventure map. Qua ragazzi, buona visione! Allora si parte in una stanza gigantesca dove ti dice: se sei un giocatore prendi questo, se siete due prendi questo, che noi siamo da soli. Quindi posso prendere tutta questa roba? Oh, che bello! Ovviamente essendo in adventure non potremo piazzare blocchi né romperne. If you are in creative, pull this... No, non sono in creative, va bene. Ok, ci siamo! Siamo già all'interno di una prigione, una stanza chiusa. Ci sono delle nuggets, c'è un libro e una leva. Leggiamo il libro. Sei intrappolato in una cella, nella prigione di Winkle. C'è una leva qua dentro e ti aiuterà a scappare. Ok, molto molto bene. Questa la mettiamo qua. Perfetto, si va avanti, guardate. È veramente una prigione. Ci sono tutte le celle degli altri. Posso rubare le cose? Sembrerebbe essere molto ma molto carino. Ovviamente cercherò di scrutare in tutti i posti possibili e immaginabili, perché potrebbero esserci bottoni, leve, cibo, qualsiasi cosa possa essermi utile. Lui poveretto non ha il cesso, ma c'ha un comodino fatto in pietra. Chissà che brutta persona. Ho sentito una mucca. Sono più che sicuro di aver sentito la mucca, ragazzi, quindi non mi sfugge. Non vorrei soltanto che questa fosse una perdita di tempo, ovvero girovagare per tutte le ceste e poi non trovare un bel nulla. Come voleva si dimostrare, non stiamo trovando niente. Ormai è una questione di principio, cioè... Oh, vedi? Infatti c'è una nota. 290-65-53. Queste sono coordinate. Molto, molto bene. Teniamocela da parte. Doveva avere un senso girarle tutte queste stanze, no? Allora, sotto mi sa che c'è tipo la sala da pranzo. Sopra non so sinceramente dove può portarci, se non al piano superiore di celle. E vai. Tra l'altro sto giocando in 1.5.2, tipo una versione antropologa. Ultima stanza, non c'è bel niente. Molto bene, davanti a noi vedo che ci sono delle grate. C'è scritto Execution Chamber, la camera delle esecuzioni. Lì c'è una chest che non posso raggiungere, però vedete, se riesco a passare di qua non vado da nessuna parte. E vai. Possiamo scendere, perdere un po' della nostra vita e andare a vedere che cosa ci riserva il pavimento qua sotto. Gli uffici, ok. Quindi qua si può proseguire. Ci sono varie chest e ci sono Mr. Creeper. Questa è... Cazzo, il direttore è un creeper. Sento molti animali, quindi secondo me da qualche parte devono essere. Cosa c'è qua? Lo storage. Potrebbe esserci del cibo per Stepney o qualcosa. Non lo so. Non c'è niente per Stepney. Ma vi pare giusto questo? Non può essere tutto di scena. Ci deve essere qualcosa. Coal. Intanto c'è del coal. Freezer door. Guardate, c'è un po' di cibo qua dentro. Del freezing. Ragazzi, ho pigiato la leva del freezer di nuovo e mi ha buttato qua dentro. Mi sa che è un labirinto di ghiaccio, però c'è una leva là. Ovviamente non posso rompere niente perché le regole me lo impediscono, ma voglio raggiungere quella zona lì. Mi sto odiando perché in un modo o nell'altro sono finito in un labirinto anche stavolta e non riuscirò ad andarmene. Mannaggia a te, Steph, che sei un deficiente. Se ho capito bene, ci deve essere un buco nel pavimento per la nostra uscita o roba simile. Ehi, lo usci nessuno. Comunque aveva detto di non rompere niente nella prigione. Non aveva menzionato il frigorifero della prigione. Noi andiamo sempre verso destra come vi avete insegnato e prima o poi troveremo la via d'uscita. È sempre così. Lo so, guardate. E intanto siamo qua. Delle nuggets. Questo mi porta a casa. Che bello. Ma secondo me c'era altro da prendere? Non lo so, secondo me no, quindi me ne vado. E anche dalla cella frigorifera ci siamo salvati. Qui però ci sono altre celle da vedere. Ehi, questo c'ha la stanza enorme, lui era un vips. Qua ci sono delle nuggets, non c'è il letto ma c'è un'altra leva. Io sinceramente non so se fidarmi o meno. C'è un passaggio segreto. Stand on the block and pull the lever. Va bene, lo faccio. So perché l'ho fatto, ma l'ho appena fatto. Accidenta a me. To turn the lights on, to flick the switch.
Cosa? Flick the switch quale? Quale switch? Accidenta a me! Perché ho fatto ciò? Guarda dove vado. Si prosegue, ragazzi, mi hanno affigato assurdo. Sono nelle segrete della prigione. Però più muoio. Occhio step, occhio alle gambe. Un passaggio super segreto, altre nugget. Ok, ne abbiamo 26. Non so quante siano in totale. Però stiamo facendo dei buoni progressi. To the shop optional. Cazzo, posso comprare le cose? Ma questo posto è meraviglioso. Ma scusate, quanto è grande sta mappa? Se... Ma... Sono confuso adesso. No, torno da prima, guarda, non mi fido. Un corridoio del male, chissà dove porta. Mi sento molto Pantera Rosa. Dove diavolo sto andando? Cosa sta succedendo qua dentro? Altro libro con scritto tunnel. Devi esserti addormentato nei tunnel. Cerca di uscire il prima possibile. Oh mio Dio. No, ancora labirinti, basta. Beh, dai, posso farcela. Io sono il parkourista per eccellenza. Devo uscire di qua. Ok, sembrerebbe tutto dritto. Il fatto è che la modalità la scelgono loro, quindi non so se ci devono essere dei mostri oppure no. Però mi hanno dato una spada, quindi ci sta. Non ne ho idea. Nei cartelli iniziali c'era sicuramente scritto se dovevamo giocare in easy, in normal o roba simile. Io sto giocando in easy, quindi i mostri teoricamente dovrebbero apparire. Non tanti, ma dovrebbero apparire. Ma posso passare da qua, vero? Sì, penso di sì. C'è una chest, altre nugget. Però fermi, secondo me... dobbiamo tirare la leva. Sì, ho tirato la leva, sono fuori. Sono vivo e si stanno abbassando le cosciotte, quindi vuol dire che stiamo morendo. Sì, morendo, in poche parole dobbiamo sopravvivere, abbiamo bisogno di cibo. Tutti quanti animali. Hint, the stars can be found at 131-63-900... Ma che cosa vuol dire? Un libro con scritto escape. You appear to have escaped. Sembrerebbe tu sia scappato, non è vero. Devo salire in cima alla scala di... No, lassù in cima devo andare. Ok, qui c'è una freccia, devo seguire la freccia. Ma dove? No, non mi piace la pioggia. Ci ha detto, sembra che tu sia riuscito a scappare. Probabilmente non è mai vero. Però va bene, vediamo dove ci porta quella scala che ci ha detto lui. Certo, io vado a nuoto perché sono un pirla, visto che ho la barca. E ho intenzione di usarla, anche di mangiarmi la carne in maiale, va? C'è un po' troppa pietra rossa per i miei gusti. Aspetta, frena! Scendi da sta barca. Oh, che cazzo che scende? Pull! Devo pullare questo? Ok, l'ho fatto tanto tutto. Non so se è tutto regolare. Devo ripigiarla? Ha detto pull una volta sola. Oh! Oh! Oh mio Dio! No, non ci posso credere. Mi ha fregato. Ci ha richiusi dentro, ragazzi. Rendete conto? Trapped, infatti. Well, they must have seen your trick coming. I hear there is a way off this island too. Che bello, grandioso. Siamo rimasti chiusi di nuovo, quindi. C'è però una via di fuga, ha detto. Vedo della luce, quindi probabilmente è qua la via di fuga. Ebbene sì, guardate, sono un genio. I'm a fucking genius. Passeremo al di sotto. Se sopra non si può andare, passeremo da giù. Optional game. Ovvio, questo lo facciamo. L'optional game. Escape play. Giochiamo. Dai, voglio provare. Oh, che cazzo è questo? L'optional game di cosa? Per guadagnare il cibo? Dai, dammi ancora. Venite belli, venite, occhio. Pericoloso. Ultima volta, Ultimo giro, ultima corsa. Anche al creeper che è là dietro. Terculo. Abbiamo perso un bel po' di vita, vai, tornatene indietro. Ho anche preso danno. Cosa devo fare qua? Dobbiamo scendere giù, ma io non vedo niente qui. Ho paura, oh cazzo, mi schiaccio. Ci sono dei letti. To the optional shop, sì, di nuovo. Altre nugget, insomma, mi ha mandato una chest plate dorata, non l'avevo vista. Altro libro, smeraldi. Ragazzi, questa mappa non finirà mai, probabilmente. Mi ha dato un consiglio, mi ha detto che in poche parole io devo muovere quel blocco di smeraldo fino là sopra. Però, ogni volta, eccoci, ogni volta che premo un bottone nascono dei mob. Guardate, ok. Mettilo a posto. Sono i mob, dove sono? Questo qua muove quello. Oh, che bello. Quindi adesso devo fare così. Bene. Poi probabilmente quello laggiù che spinge su. Questo qua che spinge avanti. Quello là che spinge su di nuovo. E questo qua che spinge di nuovo in avanti. Ok, si è riaperta la porta qua. Però sono nati... Oh, porca cagna. Oh, veloce! Parkour! Oddio!
Oddio, mi ha salvato il parkour, non ci credo. Non sto morendo al veleno. No, 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 non bene, non bene. You wake up Johnson on a plane. I try to get captain the country and roll fire. C'è puzza di fuoco sull'aereo, sono su un aereo. Ma c'è il veleno, sto per morire. Woman, man. Ora, un attimo, calmatemi, fatemi riprendere vita, perché se no qui tiro il calzino. Siamo su un aereo, guardate, laggiù c'è la prigione. È veramente una figata sta mappa. Ora capisco perché c'ha 180.000 download. Allora, noi che siamo ovviamente delle donne, andiamo nel bagno delle donne. Vediamo un po' che non c'è un bel nulla. Beh, grandioso. Vediamo piuttosto se c'è qualcosa in quello degli uomini. Neanche in quello degli uomini. E vai. Come caspita faccio ad aprire questa porta? Questa è un'ottima domanda. Non è che ho una leva io per caso? No, eh. Nel cesso c'è una pressure plate. Lo immaginavo. Nel bagno degli uomini. Mettila qua. Oh, cos'era? Cos'era quel rumore di palo di fuoco? No! No, belli! No! No, ragazzi, sta prendendo fuoco tutto! Sta prendendo fuoco l'aereo! Aspetta, no, devo prendere la roba nelle chest. C'è una pressure plate, veloce! Deve aver preso tutto, veloce, andiamocene. Devo aprire la porta del capitano laggiù in fondo. Altra pressure plate, altra golden nuggets. Non so cosa devo usare, la pressure plate o la leva. Sep, non hai molto tempo, smetterei di raccogliere l'oro. Sei troppo avaro. Buttala, via. Andata? Fatta? Sì, ci siamo! Ci siamo, raga! Tira la leva, tira la leva! L'avevo vista. Una porta chiusa, ma io ho un'altra leva, quindi la posso mettere qua ed aprire. Siamo vivi! Siamo vivi, ragazzi! Per adesso siamo a un buon punto. Cosa c'è scritto qua? Punishment. E sfiga, sull'aereo c'era una guardia e mi hanno richiuso in prigione in punizione. Vabbè, sapete cosa vi dico? Nel prossimo episodio proveremo a continuare a scappare. È molto figa sta mappa. Ragazzi, direi che questo primo episodio di Jailbreak è terminato. Spero vi sia piaciuto. È una mappa un po' diversa dalle altre. Ovviamente dobbiamo solamente scappare e anche dei mostri purtroppo. Se vi è piaciuto, pollice in su, condividete il video. Mi raccomando, ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti.